Allora, sono passati 2 giorni da che abbiamo messo a bagno i semi del carbubo, come vi feci vedere. Questi semi si sono espansi, vediamo, sono molto più grandi. Adesso vi faccio vedere addirittura la differenza che c'è tra uno di questi semi e appunto uno di quelli appena tirati fuori dal baccello. Ecco, quindi praticamente questo qui è un seme lasciato in acqua per 2 giorni e ovviamente questo è quello appena tirato fuori dal baccello. Come potete vedere si sono proprio allargati, è cresciuto tantissimo, almeno il doppio se non di più della sua dimensione iniziale. E nulla, io in questo momento ho preparato anche già un mio vasetto e semplicemente ciò che andrò a fare è piantare uno di questi semi che ho lasciato in acqua. Vi faccio vedere, lo pianterò perché ho letto questo, lo pianterò lasciandolo leggermente fuori, cioè così a testa in su praticamente, e semplicemente lasciandolo un po' scoperto. Questo adesso è un esperimento anche per me, perché ho letto che fanno fatica a spingere le radici e quindi a spingere anche il seme fuori dalla terra e che quindi bisogna dargli una mano lasciandolo leggermente fuori. E niente, quindi io adesso pianterò anche gli altri che sto cominciando a preparare, li pianterò tutti alla stessa maniera, ne ho parecchi. Allora, ne ho piantati 7 in tutto, come vedete tutti quanti hanno la testa fuori dal terreno, così come ho capito che si dovrebbe fare per i carrubi, e quindi nulla. Adesso staremo a vedere. È la prima volta che pianto i carrubi. Tra l'altro ho letto che sono molto difficili da far crescere e poi hanno bisogno di temperature sopra i 15 gradi. Noi purtroppo siamo a settembre, fine settembre, quindi le temperature diminuiranno nei prossimi mesi e sicuramente non è il periodo migliore per piantarli questo, però vabbè, no, ripeto, è un esperimento, ce ne ho tanti e eventualmente li ripianterò poi la prossima primavera quando le temperature saranno un po' cresciute. Per adesso proviamo e vediamo che cosa succede. Va bene, questo era l'aggiornamento sui carrubi e ci vediamo al prossimo, magari quando le piantine stanno cominciando ad uscire, speriamo. E vi racconto cosa succede. Ciao!